Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, sono Senex e oggi signori siamo tornati nella nostra Master League su PES 2020. Oggi forse, credo anzi, che andremo a vedere un pezzo di mercato perché saremo contro il Sassuolo fuori casa, in trasferta il 30 dicembre e poi andremo a giocare contro l'Atalanta il 3 gennaio, quindi credo che il mercato sia già aperto per quel giorno. Prima di iniziare, come sempre, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale qualora vi piacessero queste bellissime serie, di lasciare un bel like al video e magari qualora avesse 2 minuti di tempo di condividerlo, perché no? Perché no? Ecco, sì, il mercato si apre proprio l'1 gennaio, quindi andiamo a fare sta partita. Che succede? Gutierrez, il panchi se ne frega, premio miglior giocatore di Sud America. Complimenti a Gutierrez, sì, voglio continuare a migliorare. Bravo, intanto andiamo a fare un attimo la formazione. E allora, siamo pronti. Il Sassuolo si presenta con Pegolo in porta, Bastioni, Chiriches, Tripaldelli, Toyan, Traoré, Pedro Biang, Duncan, Castrovilli, Berardi, De Frel. Mentre noi scendiamo in campo, Guaradu, Goldonica, Berzai, Tierney, Biraschi, Ndidi, Zaid, Barrera, Kishna, Tevez e Scoff. Allora, mi avete detto prendi Caputo, prendi Caputo, prendi Caputo. E chi sono io per dire no? Prenderemo Caputo, almeno ci proveremo. Poi non so neanche quanto costi Caputo, non credo costi tanto, perché siamo alla ricerca di un attaccante. Certo, Caputo non è proprio quella punta di peso che ci aspettiamo, però Ciccio Caputo, come si può dire no? Ragazzi, un po' un'istituzione del calcio mondiale, se vogliamo. Intanto però partiamo, pensiamo prima a vincere questa e poi pensiamo al mercato. Quindi testa alla partita per adesso. Appunto, subito l'errore. Attenzione perché c'è il Sassuolo in avanti. Aspetta, porca miseria. Esci Radu, tu a Radu. Bravo Radu. Ecco, magari se la blocca era meglio, ma va bene lo stesso. Tripaldelli si fuma Zapata. Però c'è Scoff che addirittura è sceso a dare una mano. Oh, ecco, appunto, grazie. Attenzione, Kishna, Kishna. Attenzione, Kishna, Kishna, Kishna. In mezzo, sì! Grandissimo gol dopo 9 minuti. Mamma mia, Kishna. Chi cazzo l'ha segnato? Scoff, giustamente, Kishna da un lato. Scoff da Miyagi, sempre con la sua umiltà, va ad esultare perché sa benissimo che manca ancora praticamente tutta la partita, quindi inutile esultare. Proprio gol bellissimo, grandissima azione di Kishna, grande Tierney che ha fatto un filtrante da manuale, se vogliamo. E subito passiamo in vantaggio. Sorpresa assoluta, una sorpresa veramente inaspettata questa. E intanto, ragazzi, giustamente, ogni tanto anche le sorprese capitano. Tevez per Barrera viene anticipato. Berardi, attenzione a Sassuolo in avanti. C'è De Frele che si gira il tiro e c'è Radu, però la para senza problemi. Radu che la mette a terra. Attenzione. Ah, potremmo stare così anche tutta la partita volendo, eh. Ecco, questo è un po' un bug, PES. Questo è un po' un bug che non mi piace. Guardate, potremmo stare così, nessuno ci viene a pressare. Vabbè, nonostante sia difficoltà superstar. Voi vedete, vabbè, ma siccome noi siamo dei signori, ragazzi, ce la giochiamo lo stesso, anche perché se no ci addormenteremo dopo, credo, 20 secondi se giocassimo in quel modo. E intanto però c'è Castrovilli che va a recuperare questo pallone, la smista per Berardi, maledetto pure lui. Obiang, ogni volta che non lo metto al fantacalcio mi segna, quando lo metto non fa una mazza. Attenzione, meno male. Obiang, attenzione, Sassuolo in avanti, c'è Traoré che la mette in mezzo, riusciamo ad allontanare, ma ancora Sassuolo. Dove? Eccola, sì, l'allontaniamo, attenzione perché possiamo riportare in contropiede, c'è Zaid, Zaid, Tevez. Ecco, appunto, subito veniamo fermati, ma no, sì. Lungo passaggio che la va a prendere proprio Barrera. Però sbagliamo. Errori sopra errori sopra errori. Intanto siamo al 44esimo. Scudelli in avanti. Ma Biraschi va a fare buona guardia. Hola, hop. Grande finta. Scoff. Didi. Perfetto, perfetto. Finisce il primo tempo. A sorpresa, Scoff va a siglare l'1-0 solo dopo 10 minuti dall'inizio della partita. Chissà se per una volta riusciremo a fare 2 gol in una partita. Non credo, non credo che siamo ancora pronti per questo. Intanto entra proprio lui, l'oggetto del nostro desiderio, ragazzi, Ciccio Caputo. Vediamo se convincerà la dirigenza ad acquistarlo con una sontuosa prestazione. Spero di no, perché sennò vorrà dire che dovrà pareggiare. E quindi speriamo di no. Ti compriamo lo stesso, Caputo, anche se fai una prestazione di schifo, non ti preoccupare. Berardi, ragazzi, è un altro che mi piacerebbe prendere, tra l'altro. Quindi vedremo un po' adesso chi riusciremo a vendere, che prezzo hanno questi giocatori, chi c'è anche a parametro zero. Insomma, ci sono tante cose da dover
decifrare. Intanto Tevez, puoi scattare Carlitos? Porca paletta per una volta. Intanto attenzione, si può girare Kishna, 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 Kishna dalla bandierina. Numero per Tierney. Pronto al cross l'inglese. La mette in mezzo. E come sempre, no, 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 no. La spazzano. Ma c'è Biraschi, la va a recuperare. Ancora verso Schoff. Schoff per Barrera, la fa scorrere. Bravissimo Barrera. Ancora per Tierney. Barrera la fa scorrere di nuovo. Ancora per Carlitos. Non c'è un cazzo di nessuno. Carlitos ancora per Barrera. Guardate come si difende il Sassuolo. Il filtrante è bellissimo. Peccato era fuori il gioco. Perfetto. Il Sassuolo in avanti adesso. Attenzione, c'è Duncan. Cerca l'1-2 con Caputo e si gira. Bravo Ciccio, ti compro sicuro. Dopo questo tiro ti compro senza dubbio. 77esimo ragazzi, mancano 13 minuti. Attenzione perché c'è, lo sapevo. No Radu, che cazzarola. Prendila, che culo. Che? Ma dov'era sto rigore? Ma dove, arbitro? Signore, lui ha pensato di fermarlo con le cattive. Decisione sacrosanta dell'arbitro. Ma perché non riusciamo mai a vincere la partita? Dai, ti prego, Berardi. Radu, fai il miracolo. Radu, fai il miracolo. Radu, fai il miracolo. Sì, lo sapevo. Che tra l'altro io veramente me lo buttavo. Ma zitti, zitti, non diciamo niente, non diciamo niente. Sicuramente avrò premuto il tasto sbagliato. Va bene così, va bene così. Biraschi, Radu fa il miracolo, signori. Radu fa il miracolo, ma attenzione perché adesso il Genoa con la rabbia dentro il corpo che va ad attaccare. Benissimo, ecco, guardate che rabbia. Oh, che errore, tira! Ma che tiro di merda che hai fatto, porca miseria Barrera, maledetto tu. Siamo al 90esimo. Ragazzi, sta per finire. Porca miseria. Berardi cerca l'ultimo squillo, il Sassuolo, ma prendiamo palla. No, stavo scherzando, non la prendiamo manco per niente. Obiang, l'ultima azione. Sicuramente Obiang cerca il fondo, cerca il cross, si gira e basta, porca, ma questo che è? Infermabile, oh. E Toyan, attenzione in mezzo, cerchiamo e spazza, bravissimo, e vince, grande, anche in trasferta il Genoa che sta inanellando una serie di risultati veramente incredibili. Oh, inanellando è una partita, una parola difficilissima, eh. Oh, benissimo, 50-50, anche abbastanza combattuta. Abbiamo avuto noi il culo di aver fatto e gol al primo tiro della partita, poi non abbiamo fatto una mazza come sempre. Vabbè, a parte questo, comunque sti cazzi, sono sempre 3 punti. Saliamo al 9° posto adesso, la dirigenza, ragazzi, guardate che felicità, che allegria. Io vi voglio anche mostrare, qualora non ci crediate, non sta in posizione generale. Guardate un po', attenzione, superstar, livello, perché poi c'è anche leggenda, ma mi sembra un po' troppo, lasciamolo sul superstar, ragazzi. Oh, questo perché sai come, oh no, hai cambiato perché stai facendo troppe vittorie, non è da te, lo so, non è da me effettivamente, però è che vedo, sto avendo un po' di fortuna. Allora, andiamo di trattative, osservazione non ci interessa per ora, vabbè, andiamo avanti. Tra l'altro sarebbe possibile nel frattempo, ecco, Pinamonti, perché non te ne vai per esempio? Allora, politica trasferimenti, aperta offerte, assolutamente sì. Inserisci la lista, sì, ecco, però allora abbiamo già un'offerta, la rinegoziamo perché vale 16 milioni, ragazzi, ce ne offrono 10, sinceramente. Ecco, 12. Oh, sta clausola di rescissione però ha rotto un po' le balle, sinceramente. Tutti i giocatori in questo gioco devono avere, ma che è? In Napoli tutti quanti devono avere la clausola di rescissione, ma che è? Vabbè, comunque sì, confermo e rifiuto e vado avanti. Allora, obiettivi stagione, riepilogo a metà stagione. Aspetta! Posso mettere... Vabbè, niente, non ci arrivo. Allora, se riusciamo a mantenerci a questi livelli, raggiungeremo l'obiettivo prefissato. Non perdere la concentrazione, poi non l'ho letto più. Certo, daremo il massimo. Bravo, maestro, perché poi che sempre così è vestito, poverino. Vabbè, chissà che fa, vuole il maestro Miyagi durante il suo tempo libero. Allora, DD è fuori, è in forma e vuole puntare più in alto. Bravo, messaggi, vediamo un po', non arrivo. Trattative con Pinamonti. La trattativa è... procedo. Ma che rinnovo? Ma io perché ho rinnovato io con Pinamonti, veramente? Contratti scadenza, attenzione contratti, Pinamonti era in tonea. Ma Pinamonti se ne sta andando, ma che ce frega, no? Oh, Pinamonti si leva dalle balle a 12.700, perfetto. Gli altri chi erano? Zapata ci offre 1.400.000, ma questa, ragazzi, la rifiutiamo perché tanto per 1.400.000 ce lo teniamo, può essere sempre utile. Pinamonti, come detto, se ne sta andando 12 milioni, ottimo. E allora andiamo a vedere ricerca avanzata. Mi hai detto Caputo, voglio Caputo, prendi Caputo, ti prego Caputo, vi state strappando i capelli per Caputo.
Pigliamo sto Caputo. 77 è una punta centrale, ottimo quello che ci manca. Certo, 34 anni, non è proprio il più giovane che potevamo prendere. Vediamo quanto costa. Penso poco, perlomeno. Sì, 3 milioni e 8. Il club non è contento. Oh, quanti cazzo di soldi vuoi, club? 3 anni di contratto, il buon Caputo. Ma perché no? Non puoi offrire... Vabbè, non è contento. Oh, è a club più di... Dai, 4 milioni e 4, 4 milioni e 5 milioni. Su, aspetta, ci offriamo anche qualche piccolo... No, senza rescissione, bonus presenze. Ecco, fatto. Oh, un po' di bonus. A Ciccio, dai, va. Perfetto, Ciccio Caputo. Mentre Berardi, per esempio, no? Quanto costerebbe? 28 milioni, ragazzi, come base di partenza, ovviamente. Proviamo, vediamo se ce lo danno a 34... anni 4. Tanto che ruolo era, scusate, esattamente, è un esterno destro, immagino. Ok, sì, non ti preoccupare, che ruolo sei? Esterno destro alto, va bene, ok. Ok, andiamo avanti intanto. Oh, grazie Pinamonti, addio trattative. La Roma ha fatto un'offerta per Criscito. Perfetto, allora aspetta, andiamo a vedere trattative. La mia squadra Criscito ci offrono 3 milioni e 7. Però no, ragazzi, no, perché sennò poi non abbiamo i soldi per andare a trovare un sostituto. E quindi per adesso resta. Ciao Pinamonti, ciao, arrivederci, grazie di nulla. Addio per sempre. Perfetto, si salutiamo Pinamonti. Sigri, dovremmo rinnovare il contratto. Sì. Ah, va bene, ok. Sì, va bene. Ok, accettiamo i termini. Allora, intanto siamo pronti, ragazzi. La partita contro l'Atalanta. Torna Vinicius Junior. Veramente un ritorno importantissimo. Sarà molto difficile, ovviamente, andare a vincere contro gli orobici, ma ci proveremo, perché ormai, ragazzi, tutto può succedere. Appena finisce la partita, vedremo se Berardi e il buon Caputo ci hanno risposto e vediamo se riescono ad arrivare, se no non lo so. Pronti, c'è il Papu Gomez che dà il via alla partita e subito pala del Genoa, perché l'Atalanta sbaglia il lancio, c'è gol da Niga. Attenzione, Tevez, 1-2, no, vabbè, mamma mia, Giulio è bravissimo, guardate, è proprio pimpante, è tornato pimpante Tierney. Zaid la può provare a giro dalla distanza. Troppo però velleitario questo tiro. Gollini la blocca senza problemi. Attenzione, Ibiaib vede Carlitos. Carlitos pronto a metterla in mezzo. E però giustamente, se Carlitos però sei in mezzo, chi c'è? Nessuno. Perfetto. Gomez il lancio perfetto verso... chi cazzo è? Muriel. Mi sembra che sia Muriel. Bellissimo il lancio del Papu Gomez. E Muriel ci infila subito. Guardate che lancio che ha fatto Gomez qua. Ah, oh, quello è un movimento. Ecco, quanto costa Muriel? Mo andiamo a vedere quanto costa Muriel o Zapata. Questa è una punta con i controcazzi, porca miseria, che dovremmo avere noi. Un movimento da punta vera, esattamente quello che scatta il lancio lungo a scavalcare la difesa. 43esimo, ragazzi, sta per finire. Non è successo assolutamente nulla. Solo il primo tiro, giustamente, il primo gol. Attenzione Tevez. Cerchiamo lo spazio adesso per avanzare, per trovare il varco giusto. Il cross in mezzo, calcio d'angolo. Vabbè, perfetto. E può salire anche il portiere per caso? No, vabbè, sarebbe chiedere troppo. Ok, scatto. Dai Vinicius. Zaid la va a battere. In mezzo, niente da fare. Qua finisce il primo tempo. Esattamente, 1-0. Adesso decide il gol di Muriel. Una partita in realtà abbastanza combattuta a centrocampo, abbastanza spenta da entrambe le parti. Quell'Atalanta ha avuto quella fiamma iniziale e ha trovato subito il gol grazie al passaggio illuminante di Gomez per Muriel. Ma intanto c'è Abate che vede Ibeaib. Ci arriva Ibeaib in mezzo. Tevez non c'è, ma porca. Procediti, attenzione. Tevez tira. Porca paletta. Didi, ancora per Tevez. Cerchiamo lo spazio. Tevez la riprova. Ma porca miseria, porca va. Almeno angolo, no, neanche. Ma prendila. Però attenzione, fanno la stronzetta. Rovescio, bellissimo. Ti prego, questo doveva essere gol. Perché? Ma anche per la bellezza del gesto tecnico. Ma attenzione, c'è Zaid ancora, no. Ma che palle, perché? Mamma, anche per come premio, come fai a non fargli fare la traversa? Dai, gioco però. Porca paletta, porca. Mamma mia, che intervento. Mamma mia, rischioso ma bello. Ma attenzione, riparte. Riparte Tevez e scatta. Porca miseria, ma quanto sei paracarro. Tevez, niente.
Immobile Tevez e prova, certo, 3 ore per tirare. Giustamente si fa rubare pallone, ma guardate che aggressività. Ecco, appunto, ecco, zitti. 2 contro 1, attenzione. Stiamo rischiando tantissimo, però c'è... No, non l'ha presa. Stavo scherzando perché non l'ha presa Ilicic. No, dai, ma non puoi dare un rigore del genere. È ogni partita un rigore, però. Arbitro, vabbè. Ilicic. Niente, spiazza stavolta Radu, che vento. Noi ogni partita si può mettere a parare rigori, voglio dire. Rimessa in gioco, ci abbate per Harrington. Harrington la mette in mezzo alla sponda, che non riesce. C'è Zaide, però la va a raccogliere. Abate ancora Ignazio. Ignazio per Ibe. Ibe, le finte, in mezzo. In mezzo, Vinicius non ci arriva. Cendidi però la va a riraccogliere. La rimette in mezzo. La rispazza la difesa dell'Atalanta. C'è Muriel adesso tutto solo contro Goldaniga. La appoggia indietro. Può ripartire in contropiede letale. Adesso potrebbe essere Muriel. Ancora il colombiano, che andremo subito a vedere quanto costa. Dove è andato nel frattempo Zapata? Vabbè, non si sa. Rado, però recuperiamo il pallone. Ci seguiamo questi ultimi 7 minuti, ragazzi. Anche se purtroppo mi sa che ormai c'è molto poco da fare, ovvero nulla, per recuperare questa partita, che ormai sembra destinata a essere persa miseramente. 2-0 addirittura. Comunque Vinicius Junior, velocissimo Junior, bravissimo, azzeccasse il dribbling. Questo una volta ogni mille mai, voglio dire. Muriel ancora lui, l'allarga, mamma, siamo super mega sbilanciati. C'è Pasaric che l'allarga ancora a Gosens, la mette in mezzo proprio per il colombiano Muriel, che non ci arriva per un soffio. Incredibile Muriel qua, come non ci è arrivato. E poi la spazia di Irni sbagliando. C'è Ilicic che la può rimettere in mezzo. Lo sloveno ancora per Muriel, che tra l'altro era in fuori gioco. Ma vabbè, poi ci schiera anche alla fine l'arbitro, invece della punizione. Hanno punizione addirittura? Punizione Atalanta. Quando ho fatto il fallo non lo so, però a quanto pare punizione dell'Atalanta. Va bene. Perfetto, la palla sfila, ottimo. Nidi la spazio. Dai, finiamo questo strazio, per carità. Vabbè, dai, comunque una vittoria, una sconfitta. Ci poteva stare comunque perdere fuori casa contro l'Atalanta. Ci può stare benissimo. Andiamo a vedere, speriamo almeno che il mercato ci regali qualche gioia. Allora, Pinamonti ci lascia, Berardi ha rifiutato la nostra offerta, benissimo, grazie. Mentre Caputo ha rifiutato la nostra offerta. Non potremmo cambiare. Adesso è passato tra le ruote. Perfetto, cioè neanche quello che ha 40 anni vuole venire. Oh, porca miseria. Mi dispiace, niente Caputo. Che posso fare? Che posso farvi, ragazzi? Non vuole venire nessuno. Che vi posso fare? Allora, come detto, ragazzi, prima di chiudere l'episodio, andiamo a vedere quanto costano Muriel. Aspetta, nome giocatore, Muriel. Vediamo un po' quanto andrebbe a chiedere l'Atalanta. Anche se non penso proprio che Muriel voglia venire da noi. Però intanto noi ci proviamo, perché no? 23 milioni, come soldi ci siamo. Il club non è contento se paghiamo per intero la clausola. Vabbè, paghiamo la clausola, dai. 25 milioni di solidarietà, non ce ne frega una mazza. 3 anni di contatto, non puoi offrire questo giocatore. Ma è contento? Non lo soddisfa, perfetto. Bonus presenza, vabbè, famo tutto al massimo, ragazzi. Muriel sarebbe secondo me un ottimo colpo. Là in attacco sarebbe proprio l'attaccante che ci serve. Muriel. E andiamo a vedere anche Duvan nel frattempo. Zapata. Vediamo un po'. Due colombiani dell'Atalanta. Vediamo Duvan quanto vuole. 39 milioni, ecco, già andremo a sforare. Niente, Duvan, ragazzi, costa troppo. 51 milioni dovremmo andare a pagare. Non ce li abbiamo, non ce li avremo mai. Probabilmente ci accontentiamo di Muriel per adesso. Andiamo avanti, vediamo se effettivamente riusciamo a prenderlo. Trattativo, Muriel ha rifiutato la nostra offerta. La trattativa sono arenate sulla lunghezza. Oh, che palle però. La nostra offerta era molto distante. Vabbè, gli famo 2 anni di contratto allora. E beh, basta dirlo. Ma perché ogni volta dobbiamo bloccarci su questi problemi di comunicazione? Scusate, vabbè, siamo arrivati alla partita contro il Napoli. Mo gli rifamo l'offerta, magari con un anno di contratto solo, per carità, basta che sia contento. Lo sta, ricerca avanzata. No, Zapata, abbiamo detto no. Muriel, scusi, no, aspetti. Grazie, Muriel. Proviamo a offrire almeno 2 anni di contratto, ragazzi. Un anno mi sembra troppo poco, vediamo un po', ok. Vabbè, ragazzi, allora per questo episodio è tutto.
Ovviamente investiremo tutto il nostro budget, ragazzi, per una punta, anche perché come vedete abbiamo solo 33 milioni, quindi non è che proprio abbiamo chissà quanto gioco da poter fare. Andremo magari anche a vedere chi c'è tra gli svincolati o in scadenza, insomma, vedremo un po' che cosa possiamo andare a raccattare un po' nella spazzatura che ci possa essere utile. Detto questo, come sempre, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, lasciate un bel like e condividete il video qualora vi fosse piaciuto. Noi, ragazzi, come sempre, ci vediamo domani con dei nuovi video. Ciao!